Per una spesa facile e veloce, basta un click. Quiconviene.it, la tua spesa online. Pranzi al lavoro? Pranza da Marbi. Il tuo pranzo gourmet al costo di un panino, a soli 8 euro. Marbi, ex Nunnari. Una storia fatta di pane e passione, dal 1939. È l'ora di un signor caffè. Caffè Borbone. Solo da Mancuso. Cialde a 13 centesimi. Capsule a 17 centesimi. Via La Farina 40, pressi Hotel Royal. Vuoi sentirti unica? Pilgrim Bijou. Occhiali da sole, orologi, accessori in oro e argento che ti rendono speciale. Corri in negozio per ottenere il nostro sconto di benvenuto. Ciao a tutti, oggi prepariamo delle linguine con pesto e baccalà. Iniziamo subito proprio dal baccalà dissalato. Spicchio d'aglio, andiamo nel tegame con un filo d'olio. Il nostro baccalà. Che non saliamo, è già perfetto. Aggiungiamo dell'acqua. Qualche foglia di basilico. E se avete dell'alloro e lo portiamo a cottura. L'acqua bolle, aggiungiamo le linguine nell'acqua salata. Mentre la pasta è in cottura ci prepariamo il nostro pesto. Basilico a foglie piccole, quello con cui fanno il pesto alla genovese, è ancora più profumato. È già lavato, asciugato, lo mettiamo nel frullatore. Ancora meglio sarebbe col pestello a mano, ma noi siamo moderni. Aglio, possiamo, per renderlo più delicato, eliminare l'anima al centro. Lo inseriamo, mettiamo dei pinoli, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva. Iniziamo a frullare e poi man mano regoliamo. Aggiungiamo del parmigiano grattugiato. Il nostro pesto è pronto. A questo punto eliminiamo la pelle del baccalà. Come vedete è ancora più semplice perché il pesce si è ammorbidito. Così. E lo sfaldiamo a pezzettini e lo rimettiamo in padella col suo fondo di cottura. Le linguine sono pronte, le lasciamo belle anche acquose e le mettiamo nella padella col baccalà. Amalgamiamo. A questo punto possiamo aggiungere il nostro pesto di basilico. E il piatto è pronto. E il piatto è pronto. Trovate la ricetta sul blog rossettocioccolato.net. Alla prossima, ciao! Con la partecipazione di Molini Riggi, cereali biologici, pasta e farine eccellenti.